Solar Plus e Trentino Volley, insieme con inesauribile energia. Giuseppe Colmia, general manager della Trentino Volley. Estate tranquilla o estate subito cominciata con telefoni che suonano e chiacchiere? Ma no, estate di mercato come sempre importante. Noi abbiamo soprattutto tantissimi giovani giocatori da sistemare, perché il lavoro del settore giovanile di questi anni ci ha dato una certa ricchezza in questo senso e dobbiamo un po' capire come sistemarli al meglio, rispettando anche un po' alcune richieste del Club Italia e poi accontentando gli altri di conseguenza. Quindi è, diciamo, un mercato più rivolto ai giovani, non di altissimo livello, ma rivolto alla 2 in particolare, con qualche riflesso sulla 1 che riguarda una serie di nostri giocatori. Alcuni erano già in prestito, quindi devono trovare una nuova collocazione, spesso altri arrivano e si affacciano per la prima volta alla possibilità di allontanarsi da Trento, come Aprea, Morelli ad esempio, e poi c'è Federizzi, Lanza, Castellani, De Paola, Valsecchi, ne scordo sicuramente alcuni, e poi ci sono alcuni stranieri sotto contratto da noi. E quindi vedere dove e come sistemare e chi tenere da noi tra Bratov, Ferranneman, Ucikov che era a Padova, Burstaller, insomma, come vedi sono almeno 15 giocatori di Serie A, quindi un numero consistente che va sistemato nel migliore dei modi, anche perché la nostra intenzione è quella di dare loro anche una sistemazione che sia qualitativamente, mi riferisco al tecnico che li dovrà seguire, di primo livello. Cioè, l'ipotesi comunque che il Club Italia faccia nuovamente la 2 sta diventando sempre più che un'ipotesi, quindi c'è la possibilità di non dover inserire questo Under 23 italiano di è obbligatorio l'anno prossimo in rosa? Questo solo nel caso che prendano 3 dei nostri giocatori. Dimenticavo infatti, adesso ci pensavo, stavo dimenticando Gallosti, che lo scorso anno ha giocato in A2 a Segrate. Sulla richiesta del Club Italia, al momento diciamo che c'è stata fatta una richiesta relativa a Valsecchi e Federizzi, è ovvio che tratteremo questa cosa. Noi abbiamo intenzione di dare dei giocatori al Club Italia, ovviamente se lo facciamo dobbiamo avere anche un vantaggio nel fare questo, quindi probabilmente troveremo degli accordi se ce ne chiederanno 3, perché così riusciamo ad organizzare la nostra squadra senza essere obbligati a inserire un Under 23, che è una norma a mio avviso poco significativa, perché se Under 23 è bravo non c'è bisogno di spingerlo obbligando una squadra a metterlo poi in panchina di fatto, no? Come hanno fatto tutti lo scorso anno. Quindi se è bravo gioca, non c'è bisogno di chiedere questo. Se non è bravo non vedo perché debba far parte di un roster, soprattutto per quelle squadre che hanno bisogno di roster importanti giocando più manifestazioni, come è il caso dell'ITAS. A livello di prima squadra invece pochi cambiamenti, ma significativi soprattutto al centro? Direi quasi esclusivamente al centro, potrebbe esserci un ritocco tra gli schiacciatori, potrebbe. Al centro dovrebbe aggiungersi un giocatore straniero di chiaro interesse internazionale, il cui nome è stato più volte fatto, che è Juric, anche se questa è una trattativa molto meno facile di quello che si pensi, perché il giocatore, dopo un lavoro che lo ha portato a sposare una nostra tesi, cioè quella di cambiare ruolo, da opposto tornare a fare il centrale, è stato comunque avvicinato da tantissimi club, la sua società attraverso un momento definirei particolare dal punto di vista economico, quindi allettata da offerte che sicuramente sono più importanti delle nostre, e come sempre quando noi ci poniamo un obiettivo importante andiamo a qualche problema a crearcelo se non ci piace fare le trattative, quindi è una trattativa complessa, perché di fatto il giocatore, come avvenne per Kasiski, se ricordate il caso, il giocatore ha già scelto Trento, me lo ha confermato pochi giorni fa quando abbiamo fatto un incontro con lui e con il padre, che io ricordo giocatore anche in Italia. Diciamo che siamo praticamente d'accordo con lui, adesso bisogna sistemare la società con la quale
c'è stato più di un incontro, ma che in questo momento vive anche un momento di difficoltà perché c'è una presidenza vacante e quindi bisogna aspettare l'elezione che dovrebbe avvenire a giorni del nuovo presidente per poi definire questa trattativa. Ma ci auguriamo di essere fortunati, come siamo stati in altre occasioni, di portare a Trento questo che secondo me sarà perlomeno un giocatore molto importante nel panorama internazionale. I centrali della prossima stagione saranno comunque quattro? Saranno comunque quattro con una chiara attenzione al cambio degli italiani e degli stranieri, su questo dobbiamo ancora decidere. Comunque due italiani e due stranieri. Ma non è detto, potrebbero essere tre italiani, se Sala rimane saranno Sala, Birarelli, mi auguro Giurici o comunque uno straniero e un quarto giocatore che potrebbe essere uno tra Leonardi, Buchstaller, lo decideremo, al limite anche Valsecchi, se rimane Sala, Birarelli e arrivasse Giurici potrebbe anche essere Valsecchi il quarto. Quante possibilità ci sono che Sala resti a Trento a questo punto? Ci sono state offerte, richieste? Ci sono, in questo le trattative avvengono molto di più tra giocatore, procuratore e club che tra club e club. Quando si arriva a trattare col club vuol dire che si è già trovato l'accordo con il giocatore e con il suo procuratore, la norma è questa, quindi diciamo che su Sala c'è un logico interessamento di alcuni club, alcuni anche molto importanti come Cuneo, Modena, Roma. Quanti poi giochino e quanti facciano sul serio è più difficile capirlo. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità a trattare la cessione di Sala, che comunque ci aveva fatto capire che gradiva anche cambiare per trovare diciamo anche un contratto più lungo in una fase particolare diciamo della sua carriera. Sinceramente se dovesse andare via ci dispiacerà, perché Sala ha dato tantissimo a questa squadra e ha anche caratterialmente ci ha aiutato in momenti in cui non stava neanche fisicamente bene. Io ricordo il mondiale in Qatar quando eravamo veramente in difficoltà e lui con la schiena a pezzi ci diede una grossissima mano, quindi è un ragazzo che merita tanto, che ha fatto bene con una grandissima finale scudetto tra l'altro, e quindi un po' ci dispiace, però nell'ottica del ringiovanimento quindi potendo schierare questa volta sì uno straniero come fosse italiano, perché ci auguriamo che a giorni arrivi poi la conferma della naturalizzazione di Guantorena, ci può stare insomma, il fatto che vada, e vedremo se a Cuneo, a Modena, a Roma o da un'altra parte. Se invece queste trattative non dovessero andare in porto, rimarrà come da contratto sicuramente con noi, a quel punto avendo tre giocatori di primissima fascia, il quarto potrebbe essere anche un giovane con minore esperienza. Veranne, il giovane schiacciatore belga che avete preso durante il corso della stagione il dicembre scorso, quante possibilità ci sono che vada in presa? Veranne l'abbiamo preso più di un anno fa, per la verità, ed è venuto qui a Trento lui a firmare il contratto, ed era il mese, no, più di un anno fa, no, era giugno dello scorso anno. Poi l'abbiamo lasciato un anno al suo club. È un giocatore molto interessante che ha avuto una stagione però difficile, perché ha avuto tutta una serie di infortuni, non di quelli muscolari ma di quelli casuali, cioè il dito della mano, il gomito, una botta all'anca di un giocatore che è caduto sopra di lui. È stato sfortunatissimo quest'anno e ha anche giocato poco. Per cui la nostra idea è quella di farlo giocare. Ora sicuramente qui potrebbe giocare perché è un giocatore anche molto forte, però di certo dobbiamo aspettare quella che sarà la soluzione del famoso Under, perché è in quella posizione che con più facilità possiamo inserire un ragazzo come Lanza, cioè un giocatore nostro. Se invece potessimo senza problemi schierarlo con noi, ci porremo il problema se mandarlo in una squadra ben allenata a fargli fare un anno, è giovanissimo insomma, non ha compiuto, ha 22 anni, quindi chiaramente al suo primo anno in Italia magari un campionato in una squadra di metà classifica dove è un giocatore determinante e importante potrebbe essere una soluzione intelligente. Non mancano le richieste, perché Veranneman l'hanno già chiesto Ravenna, Padova, Vibo, Latina, Monza, quindi è sicuramente un giocatore facilmente collocabile. Potremo scegliere quale ci sembra anche logisticamente la soluzione migliore, perché lui
si aspetta probabilmente di venire a Trento ed è orgoglioso di questo. È un ragazzo straordinario, ti dico solo che lui è venuto qui un anno fa e parlava un ottimo inglese. È tornato qualche giorno ad allenarsi con noi, parlava italiano, cioè durante tutto l'anno ha studiato la nostra lingua scritta e parlata. Questo per dire con quanto desiderio approdi nel nostro campionato. Quindi se nel caso in cui andasse Veranman in prestito arriverà uno scacciatore, penso, un po' più esperto a fare da eventuale cambio, da probabile cambio a Kaczynski, visto la conferma di Villalunga. Arriverà un giovane nel caso dell'Under 21, altrimenti un giocatore più esperto magari di minori pretese di minutaggio in campo, cioè un giocatore sempre pronto all'occorrenza, che sa ricevere, che è bravo, un giocatore alla ERP, per intenderci, come fu l'acquisto di Renault ERP quell'anno, potrebbe essere un giocatore indicato. È vero il cambio di Kaczynski, diciamo anche che anche della Lunga può essere il cambio di Kaczynski, insomma questi sono tre giocatori bravi, e ne serve un quarto per il numero di partite che dovremo disputare, sicuramente ne serve un quarto. Un altro giocatore che però sarà, immagino, molto richiesto in quanto a prestito è Sokolov. È arrivata qualche richiesta in questo senso? Sì, Sokolov l'hanno chiesto tutti, però la scelta della società è stata molto chiara, è stata quella di tenerlo, quindi non va in prestito. È stato riscattato la proprietà, il presidente con un atto di generosità ha portato a termine un'operazione che è un'operazione molto importante dal punto di vista economico. Il giocatore è nostro ormai al 100%, contestualmente firmato un contratto per 5 stagioni, ciò non toglie che potrà andare in prestito, ma l'intenzione dell'allenatore lo dimostra anche la doppia uscita amichevole contro Cuba in questa fase, quello di dargli fiducia e di farlo giocare, quindi credo che Sokolov starà stabilmente con noi almeno per quest'anno. Se al termine della stagione non dovesse dimostrare o non fosse contento, magari il prossimo anno ci penseremo, ma in questo momento al 100% rimarrà con noi. Manca ancora 2 mesi alla fine del mercato, per cui manca tantissimo tempo, però tante squadre stanno già rinforzando, stanno già trovando un po' più equilibrio, forse stanno sempre più competitive rispetto alla stagione scorsa, quindi magari si avrà un campionato a livello ancora più alto nella prossima annata. Ma qui parliamo sempre sulla carta, no? Io sulla carta non ho mai vinto scudetti né coppe, non lo so, io vedo che probabilmente ci sarà un po' più di equilibrio al vertice, questo sì, perché mi sembra che Macerata, Cuneo nonostante la rivoluzione, Modena almeno nei propositi di rinforzarsi, anche se poi alla fine perdendo quel palleggiatore che ha caratterizzato il suo finale, farà fatica a rimettersi a quei livelli, però era già una buona squadra. Diciamo queste 4 più qualche inserimento e qualche sorpresa che c'è sempre, potrebbe essere la stessa Monza come lo scorso anno, questo non lo so, però al vertice potrebbe esserci una crescita, un aver spalmato, diciamo, meglio i giocatori che fanno la differenza. Riguardo invece la parte bassa della classifica, chiaramente rimangono alcune incognite e credo che alcuni equilibri potrebbero essere modificati dalle decisioni che non è dato conoscere ad oggi della SISL di Treviso, perché la SISL di Treviso, oltre ad essere un grande club e oltre al dispiacere per pensare di non averlo più con noi, però è in possesso di una serie di giocatori che possono cambiare il volto della squadra, quelli che giocano a Treviso ed altri che sono in prestito, quindi sono giocatori importanti. Se vanno a finire per esempio 2 o 3 di questi alla Mezza Roma, come qualcuno sostiene, è chiaro che che Mezza Roma diventa una formazione di alto livello, non più da quinto o sesto posto, ma secondo me si pone tra le primissime del campionato. C'è ancora un punto di domanda però per la stagione prossima, ovvero sia la formula. Si sta discutendo tanto di quale formula avere, una stagione che sarà piena di interruzioni, di impegni per le nazionali. Si parla di questi nuovi playoff a 12, per cui ampliare i playoff. Ma sai, la Lega deve essere innovativa di fronte a delle difficoltà che danneggiano chiaramente il nostro campionato dovute a un balordo calendario internazionale. Quando si hanno dei problemi così importanti si cerca di sopperire con delle novità. Questa potrebbe essere una. Io mi auguro che l'Italia possa organizzare le finali delle 2 coppe, non vorrei dire minori, insomma meno importanti della Champions, così come
sta cercando di fare la Lega. Se questo avvenisse, quindi potessimo giocare dei playoff abbastanza regolari, al meglio di 2 su 3, con quarti, semifinale e una finale, io aspetto sempre che si possa giocare anche una finale con più partite. Questa è un'idea, dico sempre, assolutamente personale, ma se non ci fosse tempo va bene anche il V-Day. In fondo ce l'avamo detti dall'inizio di fare un tentativo nel medio periodo, i 3 anni lo rappresentano bene, quindi potrebbe starci un terzo anno di V-Day. L'anno successivo sarà sicuramente un anno di più ampio respiro rispetto alle date del calendario, quindi dovremmo tornare a una sorta di normalità. Certo, la difficoltà di incastrare le esigenze di un campionato di livello come il nostro a quelle del calendario internazionale, che non ne tiene assolutamente conto, rimane, e non la possiamo risolvere noi piccoli dirigenti di provincia, lo faranno ad alto livello, ma credo che l'idea di inventarsi qualcosa di nuovo sia una cosa positiva, perché comunque rende la formula un po' diversa. Ultimo quesito, e per la 2 femminile è difficile far convivere la nascita di questa 2 femminile con tutto il discorso della Serie A1 maschile? Premesso che il problema, ha già spiegato il presidente Mosna, è quello di avere qualche certezza di bilancio prima di affacciarsi a un'avventura che Trentino Volley non può fare in maniera fallimentare. Noi non siamo mai retrocessi nella nostra storia, tranne un anno, ma era una retrocessione per così dire programmata, facendo una B1 che eravamo stati costretti con un under 18 di fatto, quindi non abbiamo mai avuto quest'idea della retrocessione, cioè di vivere e gestire la sconfitta, per cui se verrà fatta una 2 verrà fatta con buone possibilità almeno di salvezza. Quindi c'è un problema di budget, di bilancio, c'è una struttura che è dietro al campionato di A2, quindi c'è un suo management che non riguarda noi abbiamo semplicemente dato una mano, quindi non voglio in questa fase lavarmene le mani, però fin dall'inizio non sono stato parte diciamo in causa nell'organizzazione, nello strutturale, ho dato semplicemente una mano per alcuni contratti, così come mi è stato chiesto, e continuerò a farlo. Per cui quello che dico è che non ho certezze in merito. Ho l'impressione che prima vada trovata qualche risorsa per fare questo campionato. Se verrà fatto, credo che non dia nessun fastidio, se non di carattere di bilancio, chiaramente, alla Trentino Volley, né ad altri sport. Cioè sarebbe una bellissima cosa, questo obiettivamente accrescerebbe tutto il movimento, però bisogna fare dei passi calibrati, non si può fare le cose per farle male, perché si rischia di rovinare quanto di buono viene fatto da un'altra parte se la società alla fine è la stessa.